Si chiama Andrea Bellotti, ha 23 anni, è di Torrita di Siena e fa l'imitatore trasformista. Ha al suo attivo circa 35 personaggi che imita e il suo nome d'arte è Andy. Oggi è qui con noi alla nostra intervista. Benvenuto Andrea. Benvenuti, benvenuto, grazie, 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 grazie. Io guarda, veramente imito tantissimi dei personaggi, faccio tanti personaggi tra cantanti, politici e personaggi del varietà, appunto personaggi più retro e più nuovi, quindi per citarne alcuni, dalla Vanoni alla Consoli, da Guccini a Cocciante, Branduardi, Morandi, politici attuali, Beppe Grillo, Antonio Di Pietro e personaggi del varietà, Cristiano Malgioglio, Luca Laurenti e chi ne ha più ne metta. Quindi sono una sorta di, come si dice, di vomitatori di personaggi, perché ne faccio talmente tanti e la gente delle volte mi dice: ma al telefono sarai te o è un personaggio che interviene? Quindi è questo che delle volte capita, però è per me una cosa veramente, veramente importante. Quindi, però so che qui è subito arrivata Ornella Vanoni. Certo. Accogliamola subito allora. Con Ornella, voi Ornella Vanoni. ci sei Ornella? Ho sentito noi la nostra Ornella Vanoni, a cantare una canzone che fa: Andò sei presto, io non esisto, se tu non arrivi, non esisto. Vedi, proprio è entrata dentro me, si è impossessata di me Ornella. Io è una cosa incredibile questa, ma anche tanti altri cantanti, come per esempio un Francesco Guccini che è arrivato qua in nostra compagnia. Francesco, lungo dritto correva la strada, l'auto veloce correva, dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva. Grazie, grazie. Vedi, proprio anche lui in persona, ma ne arrivano tanti. E per me è veramente una cosa molto importante, soprattutto arrivare ad assomigliare perfettamente alla voce. Quindi ho studiato molto per fare questi A personaggi. questo proposito ti volevo chiedere, poi ne facciamo entrare altri di questi personaggi che a noi piacciono tanto e che tu imiti, che differenza c'è fra fare l'imitatore e fra fare l'imitatore trasformista, cosa in cui tu sei specializzato, giusto? Sì, no, l'imitatore è, per un imitatore è importante assomigliare perfettamente alla voce di un personaggio, quindi è quello. L'imitatore trasformista c'è un surplus, come si dice, c'è questa cosa che le parrucche, gli occhiali, gli indumenti che rivestono un personaggio. Quindi per Cristiano Malgioglio, per esempio, io ho un boa con gli occhiali e la cresta colorata di bianco, che ne so, per Renato Zero gli occhiali tondi e neri e una parrucca e un altro boa. Quindi è questo che differisce, diciamo, tra un imitatore trasformista. Imitatori trasformisti, per esempio, in Italia ce ne sono altri diversi. Io un personaggio che io stimo molto, come ho detto, è un personaggio sia Arturo Brachetti, che è un grandissimo trasformista, e poi anche Alighiero Noschese, che è stato il più grande degli imitatori. Quindi un personaggio che per me veramente conta molto, perché ha imitato tantissimi personaggi, circa 1.000, quindi. Scusa se ti interrompo, che tu hai vinto anche un premio intitolato ad Alighiero Noschese, vero? Assolutamente sì, non l'ho proprio vinto, sono andato in finale, quindi finalista di questo premio, un premio molto importante, il premio Alighiero Noschese di San Giorgio a Cremano, un premio veramente prestigioso con molti imitatori. Siamo arrivati in finale, diciamo, un altro imitatore era lì con me ed è stato appunto selezionato per una trasmissione di Fiorello, che meno male, no, la trasmissione non era meno male, ma la trasmissione è nel più grande spettacolo dopo il weekend, quindi una trasmissione è andata in onda su Rai 1, appunto, quindi, però è da lì la mia carriera, diciamo, ha preso volo, ho fatto tante cose a livello nazionale, chi ne ha più ne metta, sia radiofonicamente che televisivamente parlando. Ecco, un'esperienza che ti ricordi in modo particolare, o radiofonica o televisiva? Allora, sicuramente l'ospitata con Rosario Fiorello alla sua edicola Fiore. Una mattina io sono arrivato là, mi hanno chiamato e là con il suo cellulare Fiorello mi ha ripreso le mie imitazioni. Ha ripreso le mie imitazioni e io ero molto emozionato perché era le 6 di mattina, quindi non sapevo cosa fare, lì per lì ho improvvisato. E lui è rimasto veramente molto contento e mi ha detto di ritornare. Ha avuto tantissime visualizzazioni sui social network, Facebook e
e YouTube e soprattutto Twitter, e mi ha detto, mi ha dato la possibilità di poter ritornare un'altra volta a questa all'edicola, perché mi ha detto: veramente sei, come dice Celentano, e sei forte, e ciao ragazzi. Capito? Quindi è quello, diciamo, il. E poi comunque un'altra esperienza fortissima è stata da poco ospitata a Uno Mattina in Famiglia con Tiberio Timperi, e un'ospitata veramente significativa, perché anche lì ho potuto dar modo di far sentire tanti e tantissimi personaggi, come per esempio Gianni Morandi. So che è arrivato anche Gianni Morandi. Facciamolo entrare allora. Gianni, buonasera al Festival di Sanremo, buonasera alla 940esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita. Oltre a Gianni Morandi, credo che stia anche per arrivare Maurizio Costanzo, che sta per riprendere la sua trasmissione, vero? Sì, è vero. Maurizio? Buonasera, questa metà, Maurizio Costanzo, ciò è una domanda. Vuoi fare una domanda a te? Ma te per portare con Costanzo, non hai capito niente? No, no. Maurizio Costanzo parla un po' così, quindi capito. Perché io faccio anche le imitazioni di strumenti musicali, per esempio la tromba. Una tromba, per esempio così, sarebbe arrivata... Ecco la tromba, Maria De Filippi entra. Beh, buonasera, allora, buongiorno, facciamo entrare il primo tonista, facciamo entrare Garrison, facciamo entrare Tina Cipollari, allora, vedi anche Maria De Filippi arriva, quindi personaggi, Luca Laurenti. Certo. Luca Laurenti. So che Luca Laurenti è un tuo cavallo di battaglia, davvero, no? Luca? Luca? Ah, sei possessato perché mi sto laurentizzando, un attimo. Luca, ci sei Luca? Ciao Paolo, mi sono emozionato, ma sai che fra poco, avanti un attimo, sta a ritornare Paolo, che ora c'è Riscotti un po' se ne va, che, ma sai che sta arrivando anche un altro romano, che è un personaggio che è il Cipolla, che, un amico mio. A me tutto che rugno, dove ti nando, mamma mia come sto? Ma che te dico? Ma che te fanno? Ad esempio, personaggi che hanno fatto cinepanettoni, personaggi incredibili, ma anche politici. Sì, un repertorio vastissimo dunque. Ma c'è qualche personaggio che tu ancora non sai fare e vorresti invece riuscire a imitare? Guarda, io vorrei imitare Mattarella, il nuovo presidente della Repubblica, poi Emma Marrone, che è un'altra cantante che io stimo moltissimo, Alessandra Moroso, e vorrei fare un dialogo tra i due papi, appunto tra Papa Ratzinger e Papa Francesco, che penso che fra poco appunto sarà in uscita questa mia, diciamo, questo mio dialogo, questo mio sketch tra i due papi. Ecco, come studi per realizzare i tuoi personaggi? Allora, io mi metto davanti allo specchio, quindi questa cosa viene presa un po' così e così dai miei genitori, perché bussando la porta mentre sono al bagno dicono: ma questo cosa sta facendo, che sta parlando da solo davanti al bagno? Dice: sarà là perché non sa cosa fare. No, invece mi sentono udire un'Oretta Berti, mi sentono fare, che ne so, Cristiano Malgioglio, dicono: ma ecco, posso aspettare fuori, perché quindi però in bagno io mi metto là davanti allo specchio, mi posiziono davanti allo specchio e mi sistemo tutti gli occhiali e le parrucche, soprattutto i movimenti e i gesti e la gestualità, che è veramente importante, come diceva un imitatore, Gigi Sabani, che era un imitatore veramente veramente importante, significativo degli anni 90, perché anche lui ha fatto la storia delle imitazioni, soprattutto per le imitazioni senza parrucca. Lui, con un semplice movimento, un semplice gesto, sapeva imitare moltissimi moltissimi personaggi, anche tanti politici, come per esempio un politico che è venuto a trovarvi quest'oggi è un Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro, che è da poco uscito direttamente, però da Campobasso viene lui, e quindi da Campobasso viene qui a Firenze e vi vuole dire così: ma che c'è zicca, non è, perché che avessi fatto quelli che avessi scritto, perché coniughiamo insieme il verbo essere, aiuta, che io avessi fatto, certo, che tu avessi stato, ma
ma chi c'è zicca? Vedi, per esempio, un personaggio, questo che anche lui viene, Berlusconi stesso, che è un personaggio che io stimo moltissimo come imitazione, quindi è un personaggio che... Allora vi dico e vi ribadisco che in questo momento vi porto tutti ad Arcore. Sapete qual è la cosa che è comune Cicciolina e il Dixon? Che tutte e due danno il meglio a 90 gradi. Cribbio. Ma chiudiamo allora in musica e credo che di poterti appunto chiedere una esibizione dei Cugini di Campagna. Andava a piedi nudi per la strada e vide come un'ombra mi seguì. Col viso in alto di chi il mondo sfida. Quindi vedi, anche loro sono arrivati qui per voi. Però se lo posso dire, questo se mi dai la possibilità, se volete e per qualsiasi evento e cosa del genere, contattare volendo. Io ho una mia pagina Facebook che è Andrea Bellotti e per eventi, feste del genere. Il mio sito internet è www.andreabellotti.it e potete vedere chi ne ha più ne metta, quindi personaggi, come dico, ho un altro, posso salutare con un personaggio, posso salutare un Cristiano Malgioglio. Veramente in questo momento, veramente, sentimi, ho scritto una canzone in questa estate, veramente, che si sbucciami, che avvalchiami, abbimi, poi staccami, veramente, poi stendimi tutto, veramente, sentimi, vedi, anche Malgioglio, ma ragazzi, ma vi rendete conto, tanti personaggi qua in una sola giornata, non è semplice. È proprio perché... un personaggio vulcanico, Andrea Bellotti, che noi ringraziamo per essere stato con noi, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie a voi che mi avete ospitato. Un saluto con una tromba finale, come si dice, una tromba per chiudere, una sigla finale che fa. Il TG1. Grazie Andrea e con voi alla prossima intervista. Grazie.